Bene, eccoci di nuovo collegati qui dall'Aula Magna di Castellementi per questa edizione smart dedicata al Pastry Camp, la giornata in particolare riguarda tutto il mondo delle competizioni del settore bakery e nella prima parte abbiamo già affrontato quello che è stato un bel viaggio all'interno della competizione tra le più importanti del settore, quindi la Coppa Europa di Panificazione. Abbiamo visto delle preparazioni davvero interessanti a cura dei maestri Matteo Cunsolo e Matteo Manuini. Adesso proseguiamo per quella che è un'altra delle preparazioni, delle prove che sono previste all'interno di questa competizione. Chiedo quindi al presidente Roberto Perotti, presidente del Richmond Club, di presentarci quella che è la prossima demo e di raccontarci un pochino in che cosa consiste e come verrà strutturata. Grazie. Salve a tutti, eccoci di nuovo in onda. Innanzitutto vi presento Bruno Andreoletti che è qui con me. Buongiorno, e sarà lui il docente della prossima demo. Due parole su Bruno Andreoletti, pasticcere affascinato dal pane. L'abbiamo preso in Richmond Club, è venuto a darci man forte nel Richmond Club, l'abbiamo portato a qualche concorso. Ha vinto il primo posto del panettone a livello mondiale lo scorso anno, il panettone più buono era il suo, anche quest'anno, ma l'anno scorso sicuramente, e ha vinto anche il miglior pezzo artistico all'ultimo campionato d'Europa, il miglior pezzo artistico fatto di pane, di pasta di pane. Andrà adesso a realizzare alcuni particolari di quel pezzo artistico che abbiamo presentato a Nantes, due cose velocissime, poi Bruno, intanto che lavora, vi spiegherà bene tutte le fasi. Il pezzo artistico deve essere fatto di pasta di pane, deve essere commestibile, quindi non si possono usare colle particolari, ma colle alimentari, che sia isomalto o farina impastata o altre cose, anche i colori devono essere tutti naturali e soprattutto commestibili. E a questo punto, Bruno, io darei la parola a te, hai un po' di tempo, non troppo, però siamo contenti di vedere il tuo lavoro. Grazie, grazie a voi. Allora iniziamo a presentare un po' il pezzo artistico che è composto da diversi tipi di impasti, avrà delle paste lievitate che oggi ho portato solo due piccoli pezzi di pasta lievitata che per alleggerire il peso della struttura lo useremo all'interno dei fiori del pezzo. Tutto il resto è una pasta sciroppo che è composta da uno sciroppo di zucchero, acqua una parte, due parti di zucchero e farina di una media forza sui 250 W più o meno. Adesso procediamo con il primo impasto della pasta sciroppo, così vi faccio vedere le varie fasi. Abbiamo già preparato uno sciroppo di acqua e zucchero e la farina. Inseriamo nella planetaria prima lo sciroppo. Ovviamente questo è un impasto di colore neutro e dunque inseriamo solo la farina. Poi noi abbiamo usato anche degli altri colori per fare altre lavorazioni e il colore va inserito nello sciroppo, fatto leggermente emulsionare e poi impastato. E Bruno, intanto che la macchina parte, una domanda veloce, hai parlato di pasta lievitata in un pezzo artistico perché da regolamento nei concorsi… Nel regolamento c'è una parte che può essere, c'è variabile in base al concorso dove si partecipa, dal 15% al 30% di pasta lievitata, solitamente si usa per comodità e praticità nelle basi dei pezzi, noi abbiamo adottato una tecnica diversa che abbiamo visto da altre tecniche in giro per il mondo e l'abbiamo utilizzato all'interno dei fiori giusto per dare più volume, non al solito fiore pieno e pesante, e l'abbiamo usato proprio per quello, alleggerire il fiore, dare più volume, e lì all'interno avevamo la pasta lievitata che avevamo bisogno da regolamento da poter portare. Ok, l'impasto adesso è pronto, vi faccio vedere la consistenza che deve avere, comunque una consistenza elastica. Noi abbiamo impastato con uno sciroppo caldo, proprio perché l'amido gelifica e dunque avremo un risultato migliore, proprio per andare a abbassarlo al minimo. E è leggermente
elastico, una volta riposato qualche minuto, mi dai un foglio di carta, per favore? Sì, forno. Lo facciamo riposare in frigorifero per qualche minuto, giusto il tempo di preparare. Grazie. Mettiamo all'interno, schiacciamo leggermente perché non deve riuscire a perdere più temperatura possibile. Poi una cosa che di solito succede nei concorsi è proprio per questo che usiamo uno sciroppo caldo, perché non danno la possibilità di portare lo sciroppo già fatto all'interno delle gare, ma deve essere, diciamo, fatto sul posto. Lo mettiamo in frigo. Poi mi dai le altre paste, quelle colorate, Matteo? Ok, adesso vi mostriamo qualche, diciamo, impasto di paste colorate che abbiamo già preparato, che abbiamo utilizzato per il pezzo. Qua abbiamo usato un colore nero con il carbone vegetale, il rosso è una polvere di lampone con un leggero puntina di rosso, perché altrimenti in cottura diventa marrone, e questo è il colore, diciamo, naturale, che poi andremo a stendere. Tutte le stenderemo a uno spessore di 2-3 mm in sfogliatrice, perché tutti questi pezzi ovviamente devono essere poi passati in forno e cotti. Qua abbiamo degli stampi che ci eravamo creati per una goccia un po' più allungata per il fiore che abbiamo presentato al concorso della Coppa Europa. Di solito funziona così: viene accoppato la pasta sciroppo, viene messa su delle teglie da forno, più o meno. Ci sono diverse tecniche, si può mettere in forma già prima della cottura, però avremo una forma comunque abbastanza statica dei prodotti, non riusciamo a dar molto movimento. Ok. Abbiamo un forno acceso qua, no? Ok, adesso vanno inserite in forno, una cottura veloce a 180 gradi per 4-5 minuti. Viene tolto dal forno, fatto raffreddare, e prima di reinserirlo in forno di nuovo per modellarlo, lo spruzziamo con dell'acqua, con uno spruzzino con dell'acqua, lo rimettiamo dentro a 200 gradi proprio per 2-3 minuti, finché la presenza di zucchero è notevole nell'impasto. Riusciremo a modellarlo proprio come uno zucchero, una pasta di, diciamo, uno zucchero tirato. Una volta data la forma, andiamo sotto una ventola da raffreddarlo e lui terrà perfettamente la forma. Ok? Adesso poi vi faccio vedere quelli già cotti e modellati. Che abbiamo qua. Le foglie sono qua, esatto. Diciamo, queste sono le foglie che abbiamo cotto e utilizzato proprio, messe in forno piatte e poi dato la curvatura davanti alla ventola fredda, proprio per dare questo movimento, perché se non abbiamo uno stampo per dare, diciamo, questo effetto, avremo tutte nella stessa forma e, diciamo, non riesci a dare un'espressione al prodotto. Invece in questo modo riusciamo a dare proprio la forma che vogliamo e proprio un'eleganza diversa al prodotto. Abbiamo fatto sempre con la stessa tecnica. Abbiamo portato questi fiori, spegniamo, questa tecnica abbiamo sempre adottato con dei petali cotti piatti e poi curvati dopo la cottura, assemblati poi con l'isomalt. Abbiamo dato una leggera spruzzata di verde perché mi serve nel contesto, e andremo poi a fissarli sulla base che abbiamo pensato da portare oggi. Ovviamente abbiamo solo dei dettagli del pezzo artistico che abbiamo fatto alla Coppa Europa, perché ci mettevamo circa un'ora e mezza a montarlo e oggi come tempi non riuscivamo a starci dentro. È una pasta sciroppo con degli spessori, proprio che la useremo come base e da rialzo. Andremo ad attaccare la nostra struttura, che è qua, che è quella che ci servirà poi per realizzare il nostro pezzo. Abbiamo fatto dei piccoli decori, sempre in pasta sciroppo, sono questi.
abbiamo fatto delle con una pasta bianca e del della, con la pasta nera abbiamo fatto questi riccioli che ci creano un po' di movimento al pezzo e poi andremo a assemblare il tutto con l'aiuto di Matteo, poi ci darà un aiuto. Se nel frattempo volevano mostrare il pezzo che abbiamo presentato a Nant dalla regia. Ecco, intanto che mostrano le fotografie, Bruno, se non sbaglio, questa tecnica siamo andati dall'altra parte del mondo a impararla, siamo giusto? Andati dall'altra parte del Anzi, mondo. Abbiamo chiamato l'altra parte del mondo a venire da noi. Esatto. E dopo abbiamo fatto uno scambio, diciamo, con queste persone. Esatto, uno scambio con Taiwan, dove esatto. ci ha dato alcune dritte sul pezzo artistico e hanno voluto alcune dritte sul panettone, esatto, su sulla altro. Ciabatta, ovviamente, su prodotti del Made in Italy. Un'altra cosa che volevo chiedere, intanto che fanno vedere sempre le immagini del pezzo artistico, si comincia a fare un pezzo artistico da che cosa? Da uno studio? Una volta che si ha il tema? Diciamo lì, esatto, raccontaci. Una volta che si ha il tema bisogna cercare di trovare i dettagli più accattivanti che danno proprio al primo impatto, devi capire subito di cosa si sta parlando, perché se devi spiegarlo hai già perso punti e tanti giudici non si fermano a chiedere, ma devono percepirlo subito. E dunque devi essere più espressivo possibile. E si comincia con la progettazione, ovviamente è un pezzo che deve stare su. I pezzi che si portano ai concorsi oggi sono dei pezzi che rispetto a anni scorsi hanno avuto un'evoluzione importante, quasi diciamo paragonati ai pezzi della pasticceria di oggi in zucchero o in cioccolato, proprio per le diverse tecniche di struttura e di impasti che vengono utilizzate rispetto a qualche anno fa. Ovviamente è sempre in evoluzione anche questo mondo. Ecco, e prima di cominciare ovviamente a impastare e a fare il pezzo c'è proprio uno studio, l'hai detto prima, una progettazione. Esatto. Perché bisogna avere non solo la manualità, ma anche degli attrezzi, delle dimme, degli stampi, tutto quello che può servire a rendere il nostro pezzo più accattivante. Assolutamente, ci sono anche dei costi non indifferenti, anzi molto importanti a riguardo, perché gli stampi sono fatti esclusivamente su misura, ci si affida a dei professionisti e anche quello viene calcolato, magari uno stampo viene creato, dopo la settimana dopo la soluzione magari che sei fuori misura, devi ritrattare il pezzo e dunque rifare tutte le dime, dunque è un lavoro che comunque dura più o meno un anno per prepararsi a un concorso ovviamente a regola d'arte. Noi abbiamo iniziato più o meno a febbraio e siamo arrivati anche prima un po' a gennaio e siamo arrivati a ottobre con la gara. Quando finalmente si è finito di progettare è lì che si comincia a lavorare. Esatto, infatti. Inizia il bello. Prima le prime strutture sono grezze e diciamo anche poco appagabili all'occhio, ma si deve solo un po' capire gli spazi da dove riempire e ovviamente il pezzo deve stare su, perché una penalità sarebbe riuscire a portare a termine un pezzo e dopo 10 minuti che è stato montato, se crolla e non è ancora stato valutato, si perdono 130 punti. Ecco, perché deve stare su vuol dire che deve stare in piedi, anche perché il pezzo ha delle misure obbligatorie che sono... Il nostro era minimo 90 centimetri, massimo 130, e noi eravamo con i decori, eravamo proprio al limite massimo, i 130 centimetri. Ok, sì. Adesso iniziamo a montare il pezzo, scaldiamo l'isomalt una volta che è fluido, lo facciamo raffreddare leggermente, che deve essere una consistenza abbastanza densa. Grazie. Per il montaggio ci aiutiamo con del raffreddante spray e poi alla fine lo lucideremo con della gomma lacca. Ok, questo perfetto. Allora, innanzitutto partiamo dal montaggio della base. Bruno, scusami, solo due parole, siccome adesso stiamo vedendo la fotografia del pezzo, raccontacelo brevemente e poi vai avanti pure con il tuo lavoro. Allora, diciamo, il pezzo rappresentava, diciamo, delle fasi di un mulino vecchio ad acqua. Una parte centrale che era, diciamo, il mulino a cilindri e tutta la parte laterale dove ci sono le spighe, diciamo che è da dove
il movimento dell'acqua, che erano le due palle sopra che andavano fuori davanti per ricreare il movimento dell'acqua, delle spighe, perché è proprio da dove, diciamo, parte il tutto, dove il grano viene macinato, e sotto come base, come arricchire la base, abbiamo usato delle piccole baguette con una forma, diciamo, particolare, che di quello che ci serviva, diciamo, curve, per arricchire il pezzo, e è stato molto molto apprezzato dalla Coppa Europa. È il primo anno che danno un premio speciale al pezzo artistico, e l'abbiamo vinto noi, dunque è stata una grande soddisfazione. Bene, avanti. Okay, iniziamo col montaggio. Allora, sì, non troppo liquido. Allora, servono dei piccoli strumenti che potrebbero essere un po' ambigui in questo mondo, però servono, perché il pezzo soprattutto deve stare dritto, soprattutto la base, perché altrimenti è un problema poi di gestione. Ok, iniziamo a mettere dell'isomalt, che è il nostro collante naturale, perché non possiamo usare colle, niente che non sia non alimentare. Ok, dobbiamo usare una squadra che ce lo tenga perfetto. Me lo tieni, Matteo, grazie. Facciamo una leggera pressione alla base, appena ok, non troppo. Ok, viene appena di qua sopra con la punta, no, di qua indietro. Ok, diamo un colpo di ghiaccio, non troppo, perché se inumidiamo troppo e poi abbiamo bisogno di andare a incollare nuovamente, con l'umidità che diamo con il ghiaccio spray sarà molto difficile da portare. Ok, il pezzo è abbastanza solido. Per sicurezza dietro mettiamo altri due pezzettini, diciamo, che servono poi da supporto, ci dà un po' di resistenza dietro, come sono i piccoli trucchetti per farlo rimanere in piedi, anche se comunque è un pezzo abbastanza basso e non dovrebbe avere grossi problemi a rimanere. Ok, perfetto. Poi andiamo a montare il primo fiore. Dobbiamo trovare la posizione giusta. Adesso lo facciamo raffreddare un attimino ancora. Dobbiamo andare a attaccare un pezzo che è l'appoggio per il nostro fiore, perché sennò non abbiamo abbastanza supporto da... Ok. Lo zucchero non deve essere troppo denso, perché altrimenti non attacca. E dunque, noi siamo qua, lo fissiamo. Poi mettiamo dell'isomalt sotto, abbondante, non troppo, perché altrimenti poi goccia. Quando si fa un concorso, Bruno, si è all'interno di una fiera normalmente. Sì. E tra le insidie che abbiamo con i pezzi artistici sono i faretti. Faretti e l'umidità. E l'umidità. I faretti perché scaldano tantissimo, l'isomalto va poi a sciogliersi. Se andiamo magari con un pezzo alto, un po' alto, andiamo a rischiare davvero che il pezzo cada. Bisogna proprio calcolare tutto al dettaglio, giusto, esatto, Bruno? E quello lo si trova solo facendo mille prove e sperare comunque accadano queste cose, accadano a casa e non, e non durante la gara. Ok, facciamo un altro supporto dove appoggiare il fiore. Ci aiutiamo sempre con del ghiaccio spray. Okay. All'interno dei fiori, proprio dove c'è il bocciolo centrale, abbiamo usato un piccolo panino tondo, della dimensione ovviamente che ci serviva il pezzo.
proprio per dare, cioè, leggerezza, perché se mettiamo una pallina piena all'interno avremo un peso spropositato e è un rischio, diciamo, che cada il nostro pezzo. Ok. Raccontaci di qualche difficoltà che hai avuto nelle preparazioni. Ci siamo trovati tante volte, io sono venuto a guardarti perché ero in giuria, dovevo capire cosa andavo a giudicare. Diciamo, le difficoltà più grandi abbiamo avute all'inizio, perché ci hanno dato dei forni che non avevano la possibilità di avere dei tiraggi, e, cioè, comunque un po' diversi da quello che eravamo abituati a utilizzare durante le prove, ma comunque ce l'abbiamo fatta tranquillamente a riuscire a... Mi piace sentirti dire tranquillamente, perché quando ero là non mi sembravi molto tranquillo. Non ero molto tranquillo, però... esatto. Poi anche un po' di problemi con altri compagni di gara, che eravamo un po' fuori tempo, però dopo siamo riusciti a recuperare in tempo e è stata una cosa bella, insomma. Allora, qui... Allora adesso andiamo a inserire un po' di proprio la punta, perché è quello che ci servirà dove farlo attaccare. Proprio quello, quando c'è l'isomalt che è un po' freddo, dà un po' di problemi a attaccare, però in teoria dovremmo... riuscire a star su bene, esatto. Diciamo che il pezzo deve essere comunque abbastanza armonico, dunque cercare un attimo prima le posizioni, perché non è come un pezzo normale in zucchero, che dove lo appoggi attacca, ma qua, diciamo, è una materia comunque abbastanza viva e il pezzo è molto più delicato, diciamo che deve rimanere in bilico perfettamente. Se andate anche sulla pagina di Richmond Club Italia o sul sito, trovate le fotografie anche di un altro pezzo che ha fatto Bruno, molto bello. Mi avrà sicuramente odiato, perché l'ho chiamato 2 giorni prima e gli ho detto: ci serve un pezzo artistico per ricordare Fellini, eravamo al SIGEP dell'anno scorso. Lui, che è una persona molto molto educata, mi ha detto: ma sì, dai, te lo faccio. Poi ha chiuso il telefono e io sentivo le parolacce che arrivavano. Però si sentivano. Però ha fatto anche lì un pezzo molto bello, in pochissimo tempo. Anche lì ha avuto modo di fare una progettazione, ha messo una pellicola, la sedia del regista, e è stato molto apprezzato anche quello lì durante la fiera dello scorso anno. Abbiamo avuto veramente pochissimo tempo per farlo, però in qualche modo, diciamo, siamo riusciti a portare qualcosa di carino, c'era questa richiesta importante e non potevamo non... È quello che mi piace a me dei soci del Richmond Club, che dicono sempre di sì. Dopo le parolacce arrivano dopo, di nascosto, e va bene lo stesso, però sono sempre molto disponibili a investire tempo e denaro. Quello che forse non è stato detto sui concorsi è che si investe tantissimo tempo e anche denaro. Denaro perché
sia le dime sia gli stampi, quando si sta via gli weekend bisogna pagare gli hotel. Partecipare a un concorso è anche sicuramente un investimento molto, molto importante. Sicuramente si viene aiutati dagli sponsor, ma anche di tasca propria a volte bisogna tirar fuori i soldi. Però guardate che i soldi non è l'unica cosa importante che si tira fuori per fare un concorso. Io reputo che il tempo che viene tolto al proprio lavoro o alla famiglia è la cosa più importante che uno che partecipa ai concorsi deve sacrificare. Però tutto va a vantaggio di una formazione a 365 gradi. Si porta a casa molto, si dà molto e si porta a casa molto partecipando a un concorso. Giusto, Bruno? Assolutamente sì. Diciamo, l'impegno è molto importante, ma il risultato poi è molto soddisfacente. Io vorrei farlo parlare molto, ma non parla, anzi tiene il fiato, perché intanto che attacca i pezzi deve cercare di essere... è il pezzo un po' più, più delicato, sono proprio queste che sono dei leggeri fili, ma quando vai a appoggiare senti gli scricoli dello zucchero cotto sotto, diciamo è... Ma io volevo chiedere invece, rispetto a quello che è il disegno, proprio la forma del pezzo, un po' come prima avevamo chiesto a Matteo, come nasce, quindi l'ideazione proprio stilistica, ecco, è frutto di che interventi, chi vi aiuta? Ecco. Allora, si parte dal tema. Quando si partecipa a un concorso viene dato un tema e con quel tema normalmente si contatta un grafico, perché ovviamente è la persona più indicata a darci delle idee. Noi diciamo il tema è questo, vorremmo fare questo, il grafico comincia a mettere, a fare un disegno su quello che potrebbe essere. Dopo, dal disegno del grafico al pezzo, soprattutto fatto di pasta di pane, ci passa veramente un lavoro molto, molto importante, perché un fiore disegnato e un fiore fatto col pane diventa tutta un'altra cosa. Di conseguenza bisogna affiancare al grafico anche una persona che se ne intende di pasta di pane, di pezzi artistici e di lavorazioni di questo genere. La differenza, io non sono un pasticcere, non conosco bene il settore di là, però qui bisogna mettere in forno tutto prima di montare il pezzo, e quindi il forno sappiamo benissimo che può anche andare a cambiare un po' la forma di quello che si fa. Bisogna studiare anche lì una serie di temperature, degli impasti, come diceva prima Bruno, calibrati con gli ingredienti, in modo da ottenere il risultato che si vuole ottenere. E poi il bello dei pezzi artistici fatti di pane è che hanno tutti una storia, nascono piano piano dall'idea, però vengono arricchiti man mano di più particolari, proprio perché questa è un po' la preparazione di questi pezzi. Ecco. E poi volevo chiedere un'altra cosa, ma durante il concorso, una curiosità, c'è il tempo di guardare quello che succede nei box a fianco, i concorrenti? Come funziona? Durante il concorso non c'è il tempo per fare niente. Per fare niente che non sia la preparazione dei pezzi. È tutto calcolato. Anzi, quando si fanno le prove si dice abbiamo finito 5 minuti prima. Nel concorso non succede. Quando si è là si arriva proprio tirati al massimo. Però la domanda è interessante. È interessante perché partecipare a un concorso vuole anche dire guardare quello che fanno gli altri, non spiare, ma andare a vedere le tecniche, perché magari, per carità, si può sempre imparare, l'ho detto prima, non bisogna mai sentirsi arrivati. A proposito di questo, vi dico, quando siamo stati a Shanghai con l'altro Matteo, per il concorso Best Of, i cinesi che hanno tante cose, però io sono una persona che dice sempre dobbiamo
guardare il lato positivo delle cose, prendere sempre il lato positivo anche dai cinesi. I cinesi, prima di iniziare il concorso, cos'è che hanno fatto? Hanno piazzato una telecamera per ogni laboratorio e hanno registrato tutte le lavorazioni di tutti i team. L'anno dopo abbiamo visto nei loro lavori tanti nostri lavori, come avranno visto magari la Francia o altre nazioni, tanti particolari che loro hanno preso. Bisogna imparare anche a fare questo, perché è una delle finalità dei concorsi. È una delle finalità dei concorsi. Ci sta esatto. Tutto. Invece il rapporto con, prima l'avevate spiegato un pochino, quindi durante tutta la competizione ci sono i giurati, giusto? Sì. I commissari. Sì. Come si svolge? Allora, normalmente la squadra è formata da tre elementi: uno che fa il pezzo artistico, uno che fa la vienesseria e uno che fa il pane. E un coach, okay. E nel nostro caso il coach era Fabrizio Zucchi, che oggi per motivi di lavoro non è potuto essere presente, e poi c'è un membro di giuria, ogni paese porta un membro di giuria, che ovviamente non può votare la propria squadra. Ah, ho capito. Ok, e quindi da lì poi si parte. In base al regolamento ci sono i punteggi da dare, che vengono dati, come si diceva anche prima, sulla vista, sul gusto, sulla pulizia anche del modo di lavorare, perché è importante anche questa cosa, anzi sono molto fiscali, le penalità che si prendono sulla pulizia sono molto pesanti. Quello che io ai ragazzi che sono venuti con me, anzi scusate, io sono andato con loro al concorso a Nantes, ho sempre detto, nel vedere il regolamento, facciamo il nostro lavoro, facciamolo bene e cerchiamo di non prendere penalità, perché le penalità sono le cose che poi ti fanno veramente perdere il concorso. E se posso dire due parole sul concorso di Nantes, secondo me meritavamo il primo posto, ma non lo dico perché sono italiano e perché facevo parte di questo team, perché me l'hanno detto tutti, anche i francesi che hanno vinto, anche i francesi. Però purtroppo ci sono delle dinamiche nella giuria che a volte... non va come si spera, insomma. Però abbiamo perso, adesso non mi ricordo, mi pare che erano 1400 punti, abbiamo perso di 40 punti con la prima. Con la prima, esatto, proprio pochissimo, pochissimo. Sarà per la prossima. Assolutamente sì. Continuiamo quindi con la lavorazione sul pezzo. Siamo, mi sembra, anche a un buon punto, vero? Vai, Matteo. Un'altra cosa importante da dire dai concorsi, che non deve esserci assolutamente scarto sia dagli impasti del pane delle vienesserie, ma anche dal pezzo artistico. Vengono a controllare, la giuria controlla proprio in tutti i laboratori che non ci sia pasta di scarto, perché insomma un concorso deve essere anche un messaggio, secondo me, importante. Ok, questo. Ok, adesso usiamo una gomma, diciamo, una gomma laca che serve solo come lucidante. Spruzza un attimo di qua, arrivo. Se mi dai un pezzo di carta ti pulisco subito, se no si attacca. Ok. Andiamo. Grazie. Ecco il pezzo. Siamo arrivati quasi al termine, ultimo. Velocissimo, secondo me, perché non sa farlo in maniera più lenta, giusto? Ha tenuto un po' che... i ritmi della competizione. Bene, bene, benissimo. E questo è il risultato, diciamo, che abbiamo pensato per questa giornata di Pasta Camp. Che dire. Complimenti di nuovo, davvero. Grazie. Un pezzo meraviglioso. Io però ho una curiosità. Sì. Dal box andrà portato...
da qualche parte. Ovviamente giusto? Dal box, e questo è un pezzo relativamente piccolo. Il nostro era 1,30 di altezza, l'abbiamo spostato in 2. Dalla postazione andava posizionato al centro del box, e poi per la presentazione c'erano circa 100 metri da spostarlo in mezzo alla gente di una fiera, dunque non è proprio così sì, diciamo normale. L'ultimo momento di grande tensione, uno pensa di aver concluso, invece no. E qui inizia il bello. Inizia il bello. Bene, complimenti davvero di nuovo a Bruno Androletti e a tutta la squadra. Grazie. Che ha ottenuto queste meraviglioso. Ecco, anche se chiedevo se era possibile mostrare la foto della, sì, certo, della squadra, che adesso la regia manderà in onda. E eravamo i tre componenti, era Nicola Stecchioli, Matteo Manuini, che avete già conosciuto prima, il terzo ero io, il coach era Fabrizio Zucchi e l'accompagnatore era il nostro presidente Roberto Perotti. Bene, eccola qui, e questo è appunto la chiusura sul pezzo. Questa è la squadra. Sì, ci sono delle domande, Laura? Sì, allora sono arrivate delle domande da casa, anche per il maestro Andreoletti, e chiedono che tipo di farina viene utilizzata nel pane artistico. Allora viene utilizzata una farina di media forza sui 250 W più o meno. O comunque, se non c'è disponibilità di quello, una farina sfoglia va benissimo. Certo. Che chiedono a che temperatura avviene la cottura del pane artistico. La cottura del pane artistico dipende dalla tipologia. Se vogliamo fare di pezzi statici e grossi, tipo esempio la struttura che abbiamo utilizzato qua, va a una temperatura di 130-135 gradi in un forno ventilato, e il tempo di cottura è relativo al pezzo. Comunque toccandolo deve essere una consistenza solida. Non va cotto troppo, perché altrimenti i pezzi si incurvano in cottura e poi una volta raffreddati si spaccano, dunque devono avere ancora la giusta umidità per riuscire, diciamo, a trattenere sia il peso come in questo caso. E comunque la temperatura va dai 135 gradi su dei pezzi grossi a cotture veloci come quella per le foglie, che vanno da 185-195 gradi per 4-5 minuti, raffreddate, spruzzate con dell'acqua vaporizzata e poi rimesse in cottura proprio per scaldarle e modellarle. Queste sono le varie tecniche di cottura. Grazie. Un'altra cosa che volevo dire sui pezzi artistici è che bisogna essere bravi anche a interpretare i regolamenti, perché ci possono dare delle grosse mani. Mi viene in mente un pezzo artistico che abbiamo fatto in un concorso, dove bisognava usare della pasta lievitata, ma per la progettazione di quel pezzo artistico non si riusciva bene a inserire la pasta lievitata. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una focaccia di pasta lievitata, l'abbiamo macinata come pan grattato proprio, l'abbiamo colorata con l'azzurro e abbiamo fatto la base, che era il mare. Questa è una interpretazione che qualche giudice ha alzato le orecchie, ma quella era pasta lievitata. Poco c'era da dire. Come una volta c'è stata fatta sempre un altro concorso, invece per fare il vestito di una donna abbiamo cotto la pasta come si cuoce la pasta in cucina, bollita, in modo che il vestito era ondulato proprio come se fosse, e si muoveva come se fosse realmente un vestito. Ecco, tutte questi modi, queste cose vengono fatte dopo tante, tante volte che si fanno i pezzi artistici. Esatto. Bene, perfetto di nuovo. Grazie ai nostri voi maestri. Roberto, adesso tu mi hai dato un pochino in là, perché hai parlato di esperienza, hai parlato di capacità, insomma, di partecipare a quelle che sono delle competizioni già di un livello professionale alto, altissimo. Io però vorrei chiederti, e quindi vorrei un po' introdurre l'argomento finale di questo momento insieme, chiedendoti un po', per i più giovani invece come funziona? Esistono delle possibilità, esistono delle competizioni che possono riguardarli nel settore della panificazione? Sì, allora, per i giovani vale lo stesso discorso che vale per i professionisti. Sì. I concorsi portano la stessa cosa anche ai giovani, portano professionalità, portano soprattutto esperienza.
Qualche anno fa, 3-4 anni fa, abbiamo deciso di pensare a un concorso proprio adatto ai giovani delle scuole. E perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Perché torno indietro di qualche anno per raccontarvi una piccola storiella. Abbiamo portato 3 giovani delle nostre scuole ad un concorso a Berna, in Svizzera. Un concorso organizzato dalla Svizzera, dove partecipavano tante nazioni diverse, tutti giovani di 17, 16, 17 anni. Noi siamo andati su con i nostri giovani tutti contenti, tutti bravi, preparati al massimo, però abbiamo preso una portellata in faccia, si può dire portellata, perché abbiamo notato che la preparazione dei nostri giovani era molto, molto, molto indietro rispetto a quella di tutti i giovani delle altre nazioni. Parlo di una decina, 15 anni fa. E allora da lì è nata un po' l'idea di creare anche in Italia un concorso per avvicinare più tanti giovani possibili a questo tipo di cosa. E così facendo abbiamo pensato sempre al SIGE a Rimini di fare questo concorso Young's Idea, l'abbiamo chiamato, proprio adatto ai giovani delle scuole, aperto ai giovani delle scuole. Grosso modo il regolamento è impostato come un concorso per professionisti, perché comunque quella è la partenza. Sicuramente se un ragazzo si avvicina a questo tipo di concorso perché è interessato ovviamente a farne altri più importanti. Quindi abbiamo cercato proprio di tenere lo stesso format in modo da aprire un po' la strada anche a questi ragazzi delle scuole. Ecco. Bene, direi che davvero una iniziativa importante, insomma, perché appunto immagino che si debba partire da zero per esatto. Poi arrivare a questi livelli di professionalità. Appunto, in relazione al concorso Young Ideas, che ricordo la prossima edizione quindi è fissata in Bakery Arena, SIGE 2022, esatto, giusto? Sì. E per entrare un pochino più nel merito di che cosa si tratta, so che avete anche portato qualche materiale, giusto? Allora sì, adesso faremo vedere qualche video sia di qualche concorso fatto negli anni precedenti, anche la testimonianza di 2 o 3 ragazzi, adesso non ricordo, di una scuola. La scuola è la Casa del Giovane di Castiglione Stiviere. Sì. 2 di questi ragazzi che hanno partecipato a questo concorso. Ho voluto chiedere al docente di questa scuola questo tipo di come si può dire, impegno, testimonianza ai ragazzi, perché secondo me è importante. I ragazzi, io sono tanti anni che lavoro con i ragazzi, anche non solo nell'ambito del pane, ma anche esternamente, tutto quello che gli diciamo ai ragazzi, noi lo prendono tanto così, anche se è il doppio. Se viene detto dai loro ragazzi, se viene dai loro stessi amici o coetanei, sicuramente ha più valore. Quindi ho chiesto al docente, fammi un bel video con la testimonianza di chi ha partecipato per raccontare un po' quello che succede a Rimini. E adesso bene, vediamo insieme. Vediamo i video. Thank you.
Sì, credo ci sia un problema tecnico, adesso il tempo di riuscire a farlo ripartire. Un attimo ancora di pazienza. Ecco, intanto che riparte il video. Ci siamo? No, ci siamo. Dovremmo esserci. So che sì, ci sono ancora qualche problema tecnico. Beh, direi che allora passiamo a quella che è la modalità di iscrizione a questo concorso. Sì, parliamo un attimino del regolamento. Peraltro, questa pandemia che ci sta un po' distruggendo l'anima a tutti, dà il vantaggio di un anno in più di preparazione per chi vorrà iscriversi, perché sarà nel 2022. Ah, ottimo. Quindi, sempre per il discorso di prendere sempre il lato positivo delle cose. E quindi chiedo al nostro segretario Matteo Cunsolo di venire. Allora chiedo a Matteo di stare fuori ancora un attimo, perché forse abbiamo il video pronto. Vediamo. Proviamo. Se ci siamo. Eccolo. Ciao, grazie che sei venuta. Grazie a voi. Innanzitutto ero felicissima di partecipare, di avere questa occasione. Molto adrenalinico, molta attenzione anche in gara, così. Però molto molto bello, poi anche i giudici sono molto carini, cercano di non metterti in pressione, no? Quello mi è piaciuto molto. Anche in particolare è stato un montaggio del pezzo artistico, essendo molto delicato. La decorazione della vinogerie, quella è stata sia divertente che un po' complicata da tirare, però bello davvero. Per quanto riguarda i giudici è stato quasi un onore averli lì, essere giudicata da loro. Per la gara ero agitata, comunque non vedevo l'ora. E dopo no, durante la gara ero anche abbastanza tranquilla, comunque ero concentrata, sapevo quello che dovevo fare anche in base alle preparazioni pre-gara, che si può sempre migliorare, di organizzare i tempi e gli spazi, fare più cose nello stesso tempo, comunque per ridurre sempre i tempi, cercare di stare negli orari prestabiliti. Poi dopo anche durante i giorni abbiamo un po' girato il salone e abbiamo visto maestro Massari, è stato veramente bello, anche ai gala la sera. E poi ho visto anche altre gare di livello un po' più importante, i vari pezzi artistici sempre un po' più complicati. È molto bello anche quello. Mi rimane un bellissimo ricordo, vorrei tornare sinceramente anche magari come insegnante. Mi piace molto anche i compagni, i professori, mi sono sempre portato bene, è una bella struttura comunque, anche organizzata molto bene. Grazie mille. Grazie a voi. Partecipare a un concorso del genere è stata un'esperienza molto emozionante, ma è stato bello vedere comunque come funziona il concorso, cosa si fa, è stato molto bello. È tutt'altra cosa da lavorare e fare un concorso. E quando dovevamo finire tutto, che eravamo anche un po' in ansia, dovevamo fare tutte le cose, mettere nei piatti, credo quello sia il momento un po' più adrenalinico. Poi comunque, uscendo dalla scuola, andare a fare un corso del genere, avere qualcuno di così importante che ti giudica è molto stressante. Poi anche bello, nel senso, comunque ti fa vedere le tue capacità e tutto. Credo il momento sia stato quando il team italiano, quello dei mondiali, è venuto lì anche a conoscerci, così a parlarci, ci ha dato un po' di consigli su come affrontare la gara. Il momento lì probabilmente era il più bello, che mi è rimasto più impresso in mente. Avendo un limite di tempo, devi saperti organizzare e riuscire a fare tutto in modo giusto e con una sequenza. Credo sia stato il team dell'Israele, quello dei mondiali, che hanno fatto il pane con il ramo all'interno, che è stata una cosa che mi ha abbastanza stupito, mi è rimasta molto impressa. Mi manca venire a scuola, perché certo, a scuola sei più libero, nel senso anche di esprimerti, di provare cose, di sperimentare, di fare molte cose che a lavoro magari non puoi, perché comunque a lavoro c'è un'altra vita, un altro ambiente. Molto bello, ti lasciano dei ricordi bellissimi, nonostante siano passati tanti anni. Sono stati momenti pieni di tensione,
ma che ti hanno dato tanta carica positiva, proprio caricava in realtà, si trasforma tutto in positività per andare avanti e cercare di mettercela tutta. Erano gli ultimi minuti quando mancava poco per il giudizio finale dei giudici e lì dovevi preparare tutte le decorazioni, dovevano essere al meglio, e lì quel momento che mi è rimasto più impresso perché ce la mettevi tutta per non deludere le aspettative. Aiuta molto a prepararti, devi imparare a essere molto schematico, ordinato, ti aiuta a crescere molto, incontri tantissime persone di alto livello che un giorno magari si può diventare anche come loro e quindi cerchi di prendere il più possibile guardando cosa fanno o comunque seguendo i loro corsi. Farei sicuramente altre 100 volte momenti bellissimi, spensierati con i professori che con gli allievi. È stato molto piacevole, il tempo si passava velocemente, c'era tanta pressione, ci eravamo preparati tanto e non volevamo andare via con l'occasione per niente. Sì, avevamo dei passaggi da fare, dei punti da seguire. Il giorno prima c'era l'ora di preparazione, che c'era da fare la biga, preparare alcuni ingredienti con la melaca, quelle cose lì. Il giorno dopo è stato molto caotico perché ricordarsi tutto sotto pressione è un po' complicato, però è veramente bello, assolutamente una bellissima esperienza perché ti forma sia dall'ambito lavorativo che dall'ambito teorico. Lo consiglio a tutti, alla fine sono cinque giorni che belli, che me li ricorderò per sempre alla fine. Beh, devo dire davvero, davvero emozionanti le testimonianze di questi giovani allievi che hanno partecipato a questa competizione. Io non ho potuto non notare che tra i componenti del team anche due ragazze, quindi questa il concorso non è solo, diciamo, forse qualcuno può pensare a un ambiente un po' più legato al mondo maschile, però mi ha fatto, insomma, sono rimasta felice di vedere che in realtà anche le donne si mettono assolutamente diciamo in gara per quelle che sono questo genere di iniziative e hanno voglia di crescere e di imparare. Questo è importante, credo, un messaggio davvero interessante da dare ai giovani e anche a tutti i professionisti del settore. Dico solamente che avere una ragazza, una donna nel team è una marcia in più, perché per tanti motivi perché sicuramente hanno la mente più aperta di noi maschietti, che ci limitiamo sempre a vedere le cose in un certo modo. Voglio solo aggiungere, prima di invitare Matteo a parlarci del concorso, che volutamente abbiamo messo a premi, come premi di questo concorso, né denaro né premi, come si può dire, materiali, ma abbiamo messo un bel corso offerto da Castalimenti, perché noi crediamo nella formazione nel modo più assoluto. Quindi al primo posto, già negli diversi anni passati, Castalimenti ha dato il corso gratuito per i due ragazzi che vincono il primo, mentre per le altre posizioni li invitiamo a venire a seguire i nostri corsi della Richmond, proprio per aumentare il famoso zaino di esperienza da portarsi dietro. Grazie Roberto, e a noi non può che far piacere davvero accogliere queste giovani leve e introdurle ancora di più in quello che è il loro settore e la possibilità di specializzarsi. Chiamiamo quindi Matteo Cunsolo, che è segretario del Richmond Club. So che ci illustri un po'. Buongiorno. In relazione al regolamento, giusto? Sì. Matteo? Andiamo a vedere nel dettaglio il regolamento. Allora, partiamo dal presupposto che il concorso Young Ideas sarà aperto a 6 squadre. E i partecipanti delle squadre dovranno essere tassativamente studenti di scuole professionali del settore. Allora, ogni squadra sarà composta da 4 candidati più il coach, che presumo sia il loro docente. 3 saranno per la parte di panificazione vinoiserie e 1 per la parte di caffetteria. Queste sono le squadre. Poi ci sarà la giuria. La giuria sarà composta da un presidente di giuria che non voterà, ma il suo compito sarà quello di vigilare che tutto funzioni secondo il regolamento. Quindi, anche se ci sono delle discordie per quanto riguarda gli ingredienti, piuttosto che, sarà il capitano della squadra che potrà relazionarsi con solo il presidente della giuria per esporre le problematiche e o dei dubbi. Poi ci sarà una giuria che controllerà, verificherà il metodo di lavoro, il lavoro, la visione dei prodotti e l'assaggio e darà il risultato. Dopodiché alla fine verranno assemblati tutti i punteggi e verrà decretato il vincitore. Ci sarà
la preparazione iniziale, solitamente è un'ora il giorno precedente, e sei ore, il giorno successivo per portare a termine tutti i prodotti. Allora, i prodotti da fare saranno le categorie pane, pane di piccolo formato, viennoiserie, biscotteria, pezzo artistico e da quest'anno ci sarà, dalla prossima edizione, prova caffetteria. Per quanto riguarda la parte del pane, noi diamo come regolamento l'uso di 3 kg di farina. Con questi 3 kg di farina, che sono comprensivi di preimpasto, bighe, pulish, pasti di riporto, tutto quello, dovranno fare 2 forme di pane diversi del peso finale di 300 grammi, più o meno 5 grammi. Un'altra tipologia, sempre con 3 kg di farina, potranno usare in questo caso farine scelte dai candidati per comunque fare tipi di pane differenti. Questo per quello che riguarda il pane. Poi ci sarà i piccoli pani, in questo caso il pane dovrà essere da 55 grammi finito. Poi abbiamo la parte del viennoiserie, quindi le prime colazioni. Sarà diviso in 2, la parte lievitata e la parte sfogliata. Anche qua, partendo da 1,5 kg di farina, dovranno essere di 3 tipi diverse, 3 forme diverse. 2 tipi farciti prima della cottura e un tipo farcito dopo la cottura. In questo caso le squadre dovranno prevedere 12 pezzi per tipologia, 70 grammi finite, più o meno 5 grammi per quelle farcite prima della cottura e 50 per quelle non farcite. Comprensive logicamente di decorazione. Anche la decorazione potrà essere farcita prima, cioè potrà essere utilizzata prima o dopo la cottura. Stessa cosa per quello che riguarda la parte sfogliata. Anche qua daremo una farina massima, cioè una farina da utilizzare. Le forme sono uguali, 3 tipologie di forme, 2 farcite prima e una farcita dopo. Tutte le decorazioni dovranno essere fatte sul posto. Non si può portare nulla di preparato e di già pesato e nulla di pronto. Anche le decorazioni, se sono anche biscotti piuttosto che, devono essere fatti tutti sul posto. Poi ci sarà la categoria biscotteria da tè e da colazione. Bisognerà realizzare 2 tipi di biscotti, 30 pezzi per tipo e la tipologia e la pezzatura sarà scelta del candidato e della squadra. Poi ci sarà la parte di caffetteria, dove bisognerà realizzare degli abbinamenti di caffè, cappuccio o bevande al caffè abbinato alle tipologie di biscotteria e viennoiserie prodotti durante il concorso. Per ultimo, ma non meno importante visto che ci sono anche davanti, c'è la parte del pezzo artistico. Le misure sarà lunghezza 60 massimo, larghezza 60 cm, altezza minimo 60 cm. Tutto realizzato sul posto, tutto commestibile e qui invece c'è la scelta, la possibilità se usare o meno pasta lievitata. Da quando metteremo sul sito Rich On Club tutto il regolamento, da lì potrete iscrivervi. Vi ricordo che sono 6 squadre e saranno accettate in base al tempo di iscrizione. Quindi le 6 prime iscritte avranno la possibilità di partecipare al concorso. Ecco, come novità rispetto agli altri anni, nel 2022 hai già detto che ci sarà la parte relativa al caffè, che prima non c'era, e soprattutto alla produzione del pezzo artistico in loco, in fiera, mentre gli altri anni veniva solo assemblato in fiera ma preparato nelle scuole. La prossima edizione abbiamo aggiunto del tempo, abbiamo aggiunto una persona in più alla squadra, ma il pezzo artistico lo faremo in fiera. Anche perché il mondo della panificazione sta cambiando, non è più solo pane, ma ormai ci stiamo aprendo alla pasticceria da forno, alle viennoiserie. E comunque pezzi artistici aiutano anche a vendere meglio quello che noi produciamo nelle nostre realtà. Certo. Bene, quindi le informazioni hai detto Matteo le troveranno sul sito, sì, noi oggi poi nella mail invieremo anche il link di collegamento a quello che è appunto il sito del Richmond dove trovano tutte le informazioni. Immagino che se poi ci fossero domande potranno rivolgere alla vostra segreteria, ci sono, certo, tutti i contatti di riferimento e quindi sicuramente l'invito è quello intanto di andare a vedere
io dico tutte le scuole, gli studenti, invito anche i professori, scaricatevi il regolamento, guardate in che cosa consistono le prove, provate a confrontarvi con quella che è anche solo l'idea di partecipare, che mi sembra stimolante. Sì. E poi perché no, provarci, provare. Alla fine se qualcuno di voi è arrivato qui, immagino che i tentativi siano stati tanti, insomma, non si arriva sicuramente la prima volta, sì. Però da qualche parte bisogna pur una cominciare. Precisazione che ho dimenticato, una cosa importante, qualora una scuola non avesse la parte di caffetteria, in quel caso può appoggiarsi a un altro istituto e farsi dare un aiuto da un'altra scuola, non avendo appunto all'interno la parte di barman caffetteria. Ribadisco il concetto, mi sembra ancora più interessante perché va nella logica un po' di scambio, certo, e di crescita professionale e di fare squadra. E di fare squadra. Bene. Grazie davvero a Matteo Cunsolo. Io so che è pronto nuovamente il primo video che avevamo mandato in onda prima, ma che c'erano dei problemi tecnici, quindi forse adesso riusciamo a vederlo. Bene, come recita appunto l'ultima inquadratura, l'appuntamento è per il SIGEP 2022 con questo concorso Young Ideas che abbiamo appunto presentato oggi a cura del Richmond Club con il presidente Perotti e la collaborazione dei maestri Matteo Manuini, Matteo Cunsolo e Bruno Androletti. Davvero grazie della loro partecipazione. In conclusione permettetemi anche di aggiungere che quello che ci accomuna di fondo come realtà formativa sicuramente è l'intento per lavorare nei confronti della crescita del settore e della professione. Non è un caso se anche tra le proposte formative di Castellimenti troviamo proprio un percorso di alta formazione dedicato alla figura del panificatore, quindi partiamo da coloro che in realtà non sanno nulla di questa professione, magari hanno così maturato un'idea, una passione e la volontà di diventare dei professionisti. In Castellimenti c'è questo percorso, la durata è di 6 settimane, quindi in realtà è un percorso anche abbastanza breve in termini di tempo, però è un percorso che permette davvero di arrivare a conoscere tutte quelle che sono i segreti dell'abilità manuale, le competenze di tipo tecnico, per introdursi al mestiere, introdursi al mondo della professione del panificatore e chissà, magari un domani, confrontarsi anche a livelli più alti delle competizioni per giovani e per adulti. Grazie di nuovo a tutti, ringrazio Roberto. Grazie per l'ospitalità di sempre, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie di nuovo, arrivederci, vi do appuntamento a domani alle ore 9. Per quella che sarà la seconda giornata dedicata al Pastry Camp edizione Smart 2020. Buon pomeriggio a tutti.